E allora discutevamo qui in regia se farvelo sentire ancora un po' questo meraviglioso Cat Stevens tornato alla ribalta con la sua partecipazione a Sanremo proprio con questa canzone che era stato il suo cavallo di battaglia. Non ci sono ambicchie, non ci sono provette, c'è la nostra morale in questa canzone, c'è il racconto della vita che è il cardine della famiglia, della parentalità, della genitorialità. Ma siccome abbiamo sentito un opinionista forte come Mario Adinolfi scagliarsi contro, anche con forti argomentazioni ovviamente, contro questa consulta, è bello dare sapori diversi in questa trasmissione. Buongiorno a Michela Marzano, che oggi l'ha salutata con entusiasmo sulla prima pagina di Repubblica. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa è successo? È il golpe dei magistrati, come dice qualcuno, oppure è stato ripristinato un diritto? Ma io direi che è stato ripristinato un diritto, nel senso che questa legge 40-10 anni fa, quando era stata fatta, non aveva preso in considerazione l'esistenza e la necessità di rispettare l'uguaglianza tra coppie che hanno problemi di sterilità, nel senso che coloro che potevano risolvere il problema restando all'interno della coppia, cioè con gameti appartenenti al marito o alla moglie, al compagno o alla compagna, potevano utilizzare queste tecniche, mentre laddove c'erano problemi di sterilità ulteriori, nel senso per esempio un marito o un uomo sterile, non si poteva procedere all'inseminazione artificiale, e questa naturalmente era una forma di discriminazione all'interno delle coppie. Certo, qualcuno può e qualcuno non può. Ovviamente abbiamo sentito molte argomentazioni contrarie a questo, però la domanda che volevo fare in questo momento riguarda il silenzio di questi anni e anche il silenzio di oggi. Cioè, com'è possibile che la politica non abbia nulla da dire e che chi chiede a torto a ragione che siano riconosciuti i loro diritti non assiste a un dibattito nella politica, che si è rifugiata dietro un mancato quorum e ha liquidato per sempre le cose? Cioè, devono intervenire i giudici perché la politica non è in grado di fare un dibattito avanzato, contemporaneo, sul sì e no intorno a queste scelte? No, ma lei ha perfettamente ragione, nel senso che il problema è che, per esempio, una delle prime cose che io ho fatto quando sono arrivata in Parlamento è stata proprio quella di depositare un progetto di legge per rivedere completamente questa legge 40. Il problema è che questa proposta di legge non è stata mai calendarizzata, almeno fino ad ora. Allora, c'è un silenzio imbarazzante, ma dietro al silenzio ci sono delle opposizioni molto forti. D'altronde basti vedere le dichiarazioni che sono state date da alcuni colleghi parlamentari del Nuovo Centrodestra, ma anche di altri partiti ieri di opposizione, ma non tanto perché la decisione era stata presa dai magistrati, ma perché si considera che la fecondazione eterologa sia contraria a quella che loro considerano la famiglia naturale. Ora, c'è proprio un problema culturale, profondo, di provincialismo poi in fondo in Italia, per cui si immagina che soltanto il legame genetico rappresenti il legame parentale, mentre in realtà, come appunto io cerco poi di spiegare nell'articolo oggi, nel commento di oggi su Repubblica, anche semplicemente prendendo in considerazione la situazione francese, si vede bene come non c'è questo riduzionismo genetico, perché in realtà essere padre e essere madre va molto al di là, non c'entra con il legame genetico, è padre, è madre chi ama, chi desidera e chi si occupa dei bambini. Questo però è qualcosa che trova una serie di ostacoli in una certa mentalità italiana, e questo naturalmente poi ha ricadute forti, perché si impedisce addirittura la calendarizzazione di un progetto di legge che serviva, prima ancora della decisione dei giudici, a rimettere in discussione questa questione. Ora, io spero che venga accolto adesso questa, come dire, che venga presa in considerazione la necessità che c'è ora di riscrivere completamente la legge, perché ormai la legge 40, così come la conoscevamo, non esiste più, non ci sono più le condizioni per vietare l'eterologa, per vietare l'accesso all'inseminazione artificiale, a coppie che avevano problemi anche di tipo genetico, cromosomico e non soltanto problemi di sterilità e così via. I problemi sono tanti, se ne parla da tanto tempo, da tanti anni. Io mi ricordo che quando ho sollecitato la calendarizzazione della mia proposta di legge mi è stato risposto: no, la legge 40 è complicata, non si è d'accordo. Ho capito, ma non è che
si deve rispondere a dei diktat particolari. La questione va affrontata cercando anche di capire qual è il punto di vista di esperti. Io quando avevo la possibilità di fare le ricerche tranquillamente in Francia ho passato 2 anni nel Secos di un ospedale francese, cioè dove vengono conservati i gameti, e ho intervistato un centinaio di coppie dove l'uomo sterile chiedeva con la compagna o con la moglie di ricevere un dono. Allora, il problema è che qui naturalmente si parte dal presupposto che questa cosa non va fatta, non ci si rende conto del fatto che basti attraversare la frontiera per poter accedere a queste tecniche, e che in realtà tutti i problemi e tutti i fantasmi, commercializzazione, marketing della paternità e della maternità, tutto ciò non esiste laddove c'è una legge che viene portata avanti sulla base di principi, perché naturalmente i principi devono sempre essere presenti, come quello della gratuità, quello dell'anonimato e così via. Ecco, la consulta quindi non ha cancellato tutto reintroducendo il Far West, ma esistono ancora dei limiti, no? Che questa sentenza, certo, modificata prescrive, non è che si può, certo, fare tutto. No, non si può assolutamente fare tutto. La commercializzazione di tutto ciò che riguarda il corpo umano è qualcosa che non esiste all'interno anche proprio dell'Unione Europea. Il problema è che l'Italia si porta avanti un retaggio pseudoculturale molto arretrato. Anche qui, sempre il solito problema, tutto o niente. Si vieta qualunque cosa per evitare che il tutto sia possibile. Ma chi chiede di poter accedere a una fecondazione eterologa non sta chiedendo la commercializzazione di gameti, di vendere, di scegliere, di fare un mercato. Sta chiedendo di poterlo fare per sé. Sta semplicemente chiedendo di poter avere accesso ad un dono anonimo di materiale genetico per poter poi avere un figlio. Certo, e quindi non c'è transazione economica. Assolutamente, non c'è nessuna possibilità di transazione economica, c'è la non commerciabilità del corpo umano, che comunque è un principio valido a livello costituzionale, valido negli altri paesi europei. Bisogna semplicemente organizzare da un punto di vista medico il dono, e quindi i donatori anonimi che donano i loro gameti e che poi vengono utilizzati dai medici sulla base di criteri medici per poter permettere a coppie sterili di avere figli. Quindi anche lì bisogna evitare di arrivare, come dire, di cadere poi in una specie di china scivolosa, il famoso argomento della china scivolosa che viene utilizzato da alcuni moralisti e che pensano che nel momento in cui si dà una possibilità legittima tutto diventa lecito, mentre non è assolutamente così, è anche proprio un problema di ragionamento etico. La china scivolosa impedisce di affrontare i dibattiti e di poter vedere quali sono effettivamente, se ci sono, i problemi. Per esempio, una questione interessante. Ma non possiamo, però voglio fare una domanda, scusi, sì, un po', capisco che è un po' forse inopportuna, però la devo fare. Ma non è che anche nel Partito Democratico l'avvento di Renzi ha sterilizzato queste discussioni? Perché Renzi su tutte le questioni etico, diciamo così, civili, ha fatto una battuta, ha detto, lo ricordavamo prima, durante la fiducia, ho risposto a una mia amica che non se ne può, che non è il momento perché non c'è una maggioranza in Parlamento. Non vi siete anche voi, parlamentari del Partito Democratico, un po' adagiati sul fatto, vabbè, meglio non occuparsene adesso? Ma guardi, no, la domanda è perfettamente legittima, il problema è che questo dibattito era stato abbandonato già prima l'avvento di Renzi, appunto nel momento in cui io sono arrivata in Parlamento non c'era affatto la leadership di Renzi. Ah beh, eravamo, questo sì, è vero. Eravamo arrivati con Bersani e il dibattito era comunque inesistente già allora. Ci sono dei problemi anche all'interno del Partito Democratico su questi temi, ma io l'ho sempre detto e quindi non ho nessun problema a riconoscerlo. Ottimo, allora grazie Michela Barzano, parlamentare del Partito Democratico, deputata, grazie anche per il suo editoriale di oggi. Io personalmente condivido, cambiamo, voltiamo pagina e andiamo a capire che succede con Berlusconi.